Festival di Sanremo, finalmente grandissimo successo e ascolti record, tutto bellissimo. E di che si parla oggi? Delle canzoni? O dell'intervento bellissimo di Roberto Benigni, anche educativo sull'articolo 21 della Costituzione? No, ma di Blanco che a 19 anni, siccome non sentiva la sua voce, ha spaccato tutto. Allora, caro Blanco, noi che la tua voce la sentivamo, che dovevamo fare? Spaccare la televisione. C'è chi pensa che sia stato tutto organizzato per fare ascolti. A questo punto vale tutto. Cioè, che cosa ci inventeremo tra 5 anni per fare gli ascolti? Che ne so, manderanno Toto Cutugno in prima serata sul palcoscenico dell'Ariston, si calerà i calzoni e farà i suoi bisogni davanti a tutti. Record di ascolti, un successone. Cioè, ormai la gente guarda il festival e pensa, chissà che succederà domani, che ne so, magari Amedeus darà una coltellata alla Ferragni, oppure che ne so, Morandi scureggerà in diretta, cioè questo quello che pensa, però facciamo record di ascolti. È tutto bello per carità, eh? Ma nel frattempo stiamo tirando su una manica di ragazzini viziati che pensano possano fare tutto, eh? Cioè solo io ho visto la scena di un ragazzino che spacca il palcoscenico senza rispetto di chi ha lavorato su quei fiori e su tutto il resto. E nel frattempo che cosa ho visto? Amadeus che arriva là e gli dà una pacca sulla spalla mentre Gianni Morandi prende la scopa e pulisce tutto, come a dire, poveretto, ha soli 19 anni, so cose che capitano. Allora io che cosa dovrei fare, ad esempio, se mio figlio va a scuola, la professoressa lo interroga e siccome lui, poveretto, non riesce a sentire i suggerimenti dei compagni di classe e ha soli 19 anni, poveretto, spacca la cattedra, i banchi e tutto il resto della classe. Poi mi torno a casa con la sospensione, gli do una pacca sulla spalla e gli dico: tranquillo, mo ci mandiamo il preside a pulire con la scopa, eh? No, caro Blanco, se tu fossi mio figlio, lo sai io questa scopa dove te la metterei? Così di traverso, eh? Te la metterei così bene, bene, bene che tu la tua voce la sentiresti forte, 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 tranquillo. Invece oggi i ragazzini che hanno visto il festival, che cosa penseranno? Hai visto Blanco quanto è forte? La canzone non l'ho sentita, però hai visto che cosa gli ha combinato? Gagliardo, eh? La cosa bella è che Blanco per fare quella roba là è stato pure pagato. No, dico, ma se era tutto organizzato e vi serviva uno che spaccava il palcoscenico per farvi fare record di ascolti, ma io vi ci portavo mio figlio a un terzo del cachet, mi faceva fare un figurone e mi spaccava tutto, che è una bellezza, eh? Perché l'articolo 21 della Costituzione, che ha espresso in maniera eccelsa Roberto Benigni, dice che ognuno è libero di esprimere la propria opinione. È vero. Ma se non danneggia gli altri, se non danneggia la roba degli altri, cioè il cantante rock che spacca la chitarra, esprime la sua ribellione spaccando la sua chitarra. Tu invece, Blanco, non sei stato rock perché non hai spaccato la roba tua, ma tu sei stato un rompicoglioni che hai spaccato la roba degli altri.